professor Borghi, quali sono le domande che le fanno più spesso in questi tour e questo No Euro Tour? La domanda che mi fanno più spesso è: perché devo venire qua per sentire queste cose? E perché non le dicono in prima serata, perché non le dice in televisione, cose di questo tipo? Mi spiace, dovete venire qua, perché purtroppo quelli che hanno organizzato, che sono responsabili del disastro, sono anche quelli che comandano i mezzi di informazione. E quindi è ovvio che non faranno mai dire queste cose in dettaglio con l'impegno che ci vuole. Continueranno a metterle in un angolo dentro nei talk show in modo tale da far sembrare che quello che lo dice è un po' pazzo. Ma sbagliano anche lì, perché poi dopo le idee passano, quindi non possono fermarle. Che sensazione sta avendo questo tour? Qua in Veneto, per esempio, è diverso che in Lombardia, che in Piemonte? No, tutte le volte che io parlo con gente, e sono convinto che sarà così anche al sud, alla fine vedo gente che capisce, ma gente che capisce non perché stiamo dicendo cose assurde o rivoluzionarie, perché diciamo la verità. E la gente, quando sente uno che dice la verità, al momento ancora lo capisce e vede la differenza rispetto a chi gli sta dicendo solo balle. Guarda, Zaia un po' ha messo un argomento un po' strano, forse, che non è di solito previsto nei suoi discorsi, ossia che forse la colpa, il convitato di pietra di questa crisi dell'euro, almeno per il nord Italia, è questo sud che è la palla al piede. No, non ha messo un argomento strano, ha messo un argomento corretto, perché il rapporto nord-sud nel momento stesso in cui noi usciamo dall'euro è lì inalterato. Per cui è giusto preoccuparsene, però, come giustamente ha detto Salvini, prima dobbiamo mettere in sicurezza la nostra nazione intesa globale, poi dopo i rapporti nord-sud devono essere risistemati, perché giustamente il sistema di trasferimenti non funziona. Quindi dal suo punto di vista Zaia non ha torto dicendo: ma ci occupiamo poi dopo anche del dopo. Io delle soluzioni le ho anche per quello, e le ho anche già accennate altre volte, vale a dire che si potrebbe per una volta tentare l'idea di avere due monete in uno Stato, e due monete in uno Stato comporterebbe la fine immediata dei trasferimenti e la responsabilizzazione poi dopo di chi viene messo finalmente in condizione di competere. Quello che si sbaglia è non pensare che gli stessi problemi che in questo momento ha l'Italia nei confronti della Germania, al nord e al sud nei confronti del nord. Quindi prendere e, diciamo, bollarli come fannulloni in modo sbrigativo, probabilmente sbagliato, ma non colpevolizzo, nel senso che bisogna imparare, bisogna studiare, e tante cose, tanti paradigmi che erano abituali invece devono cambiare, quindi ci vuole tempo. Faccio l'ultima domanda, un po' provocatoria. Qua siamo in Veneto, patria in questi ultimi tempi di forte spirito indipendentista, ma forse potrebbe non essere questa la ricetta più breve alla fin fine. Se riuscisse il Veneto ad essere indipendente, ci sarebbe automaticamente nessun euro, fuori dall'euro, fuori dall'Europa. In realtà però la sensazione che ho avuto è che tanti indipendentisti, compresi quelli di quel famigerato referendum online, poi dopo fossero favorevoli all'euro, e mi spiace, non hanno capito nulla, perché il fatto di essere indipendenti, quindi senza la famosa palla al piede, ma sotto il controllo di uno che ha interessi contrapposti ai tuoi, poi dopo ti fa ritornare esattamente da capo, con oltretutto un potere contrattuale inferiore, no? Perché a quel punto diventi una piccola regione schiacciata da un grosso competitor. Allora, puoi scegliere di farti annettere dalla Germania. Questo può anche essere un'opzione, nel senso, allora, se io poi dopo mi faccio annettere dalla Germania, passo dalla parte dei vincitori. Ma se penso di essere indipendente contro la Germania e facendo concorrenza ai suoi prodotti, ti fanno secco.